vai. E prende via ufficialmente l'edizione 2016 della 24 ore di nuoto Arena. Abbiamo tagliato il nastro di questa manifestazione, l'ennesima davvero straordinaria manifestazione della 24 ore di nuoto con un personaggio come appunto lei diceva, come Massimiliano Rosolino. Ogni anno, devo dire, in queste ultime edizioni ci superiamo, se così si può dire, con dei campioni straordinari che vengono appunto attraverso la grande, grandissima presenza dell'Arena, della nostra azienda spettacolare che abbiamo qui a Tolentino, leader nel mondo nel settore appunto dell'attività agonistica nel nuoto, appunto porta questi personaggi e ringraziamo loro, perché senza di loro il dottor Portas e tutto lo staff, perché senza di loro tutto ciò non sarebbe possibile, per la gioia, sottolineo, soprattutto dei giovani. E anche quest'anno siamo riusciti a organizzare questa ottima manifestazione, perché è una grossa occasione per tutti coloro che amano lo sport, in particolare il nuoto, un'opportunità per trovarsi insieme, per misurarsi magari anche in termini agonistici, ma soprattutto per sviluppare un po' quello che è il senso dell'amicizia e della partecipazione a manifestazioni che servono più a legare i rapporti umani che non a dimostrare di essere campioni di qualche cosa. Quindi noi siamo particolarmente orgogliosi di avere avuto come sponsor Arena, che ci ha particolarmente elogiato, ma in verità siamo noi a dover elogiare Arena, perché se non ci fosse stato il loro grosso intervento noi abbiamo solo messo a disposizione la struttura e niente più. Momento del selfie per Massimiliano, che è appena uscito dalla vasca. Volevo sapere come ha trovato l'impianto, come è andata questa prima sgambata che ripeterà domani mattina. Esatto, ho preso confidenza, va bene, ho fatto 1000 metri, perciò 40 vasche contate dalla mia assistente, come ti chiami? Melanie mi ha contato le mie 40 vasche, quindi è stato divertente. Quindi no, facciamo mettere il braccialetto Arena e l'attestato di partecipazione di questa 24 ore. Credo che abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati, un grande numero di atleti, il record della Alice, una bella cornice di pubblico, un grande campione, una bella piscina, che vi devo dire di più? Noi siamo soddisfatti, avevamo fatto una scommessa l'anno scorso, l'abbiamo mantenuta e continueremo su questa linea. Prossime sfide di Arena dopo 40 anni, ancora prontissimi a raggiungere ambiziosi traguardi. Ma guardi, è stato coniato da una nostra collaboratrice che lavora al digital marketing uno slogan simpatico inglese che dice "Life begins at 40". Quindi ci sentiamo tutti bambini, questo mi ha riportato ai 17 anni e devo dire che è stata un'emozione pazzesca. E quindi 40 anni sono passati e noi abbiamo imparato una cosa dei nostri atleti, che la vittoria più importante è la prossima. Quindi non ci si può mai rilassare, le medaglie vinte stanno dietro la schiena sulla teca, ma le medaglie importanti sono quelle che vengono. Arena ha ancora tantissimo da fare, siamo tutti impegnatissimi, abbiamo un team di giovani non solo che nuotano ma anche che fanno marketing, che fanno il prodotto e che svolgono tutte le altre attività fondamentali per lo sviluppo dell'azienda a livello internazionale. Quindi gli obiettivi sono tanti, adesso solo per citarne tre, visto che abbiamo ricordato le Olimpiadi di Rio, prima di Rio si andrà a Londra ai campionati europei, dove diciamo Arena in assoluto, in base alle ultime edizioni diventa perfino difficile battere il carnet dei risultati, perché abbiamo fatto l'80% di risultati utili negli ultimi campionati europei in vasca corta. Poi ci saranno i campionati mondiali dopo le Olimpiadi a Windsor,
Come ho detto prima, c'è una sfilza di prove a livello nazionale per la qualificazione olimpica, con tante sorprese di persone, diciamo, di esordienti o di outsider che si qualificano e di grandi campioni che invece arrivano terzi, quindi questa è l'altra cosa bella del nuoto, che non si può mai dare il risultato per scontato. Questa è una componente fondamentale del mondo dello sport. Ecco perché anche col talento questi ragazzi e queste ragazze si devono allenare per tantissime ore al giorno. Figlia è qualcosa che mi riempie d'orgoglio, anche e soprattutto perché sta nuotando e ha voluto fare questa 24 ore per me. Ha detto: mamma, io ti voglio ricordare, cercando di fare più chilometri possibile e perché no, magari tentando di battere questo tuo record. Ma per me lei ha già vinto, anche solo per il fatto che è qua, che sta nuotando. Like a switch when you came around, and I'm in pieces. Pick me up and put me together. Che noi siamo l'unico gruppo che è qui in piscina, Caporicci, a non aver nuotato, è incredibile. Però adesso ci stavano quelli di salvamento che ci potevano essere utili, Giusto quelli noi estere. Io non mi fido, no, loro sono bravissimi, ma non mi fido di me stessa, quindi non mi tuffo, niente, non ci contate su di me. Chiara, cosa dici? No, tuffetto? Niente tuffo, no. Luca sì, guarda, c'ha la faccia di uno che non vede l'ora di buttarsi non so dove. Allora, non abbiamo nuotato, ecco. Però siamo bagnati come se fossimo entrati in vasca, quindi la sensazione è quella, capito? Poi ci sono anche le persone furbe che decidono di mettere furbo, la maglia di jeans, che è proprio volpe a colazione, capito? Con tutto rispetto per le volpi, certo. Per tutto. E per le colazioni. Esatto, e per le colazioni, assolutamente. Io aspettavo i bomboloni alla crema, però non ho capito quando arriveranno, più tardi. Verso le 6, addirittura tu sarai, mi sa, il primo sogno. Sì, perché dopo mi alzo alle 8 domani mattina, quindi... Ah, ma c'è anche qua il nostro DJ che ha cambiato, e questa qua è una cosa ripetitiva, ma lo devo ricordare fino alla fine. Ha cambiato rivestimenti per le scarpe all'incirca 15 paia, infatti la casa produttrice, che non si era mai conosciuta, ha ringraziato in maniera ufficiale sulla sua pagina di Facebook. A quanti mi piace siamo arrivati? In venta. 7.000 là. 1.500, quindi... No, si è verificato questo problema, non capisco per quale assurdo motivo, però insomma ho bucato circa non so quanti, com'è che si chiamano? Sì, ho fatto praticamente man bassa di questi copri scarpa, insomma, che non sono riuscito poi a capire il motivo. Ho capito. Non pensavo che fosse così tanto difficile, fallo vedere un attimo per favore Fabio, questo benissimo, a posto, si è capito molto bene. Che ci è venuto a trovare un ospite d'eccezione, quindi lo accogliamo ovviamente nel nostro studio appositamente allestito, e poi prepariamo anche un microfono per un campione olimpico come Massimiliano Rosolino. Grazie. Buongiorno intanto Massimiliano. Buongiorno. Sei già tornato in acqua? Esatto, neanche tempo di andare via, fare una bella cena da queste parti, tac, rieccoci qua la mattina. Ecco qua, che bello vedere la piscina comunale così gremita di pubblico. No, infatti poi bisogna organizzarla bene, perché altrimenti rischi che vengono tutti quanti insieme, e poi invece giustamente la 24 ore è stata creata apposta per far sì che, diciamo, l'appassionato più puro che vuole sfidare se stesso possa fare diciamo più chilometri. C'è già qualcuno che è arrivato a 30, qualcuno ha sfidato credo 40,
Sì, esatto, quasi esatto. Si stanno sfidando dei record. Esatto, diciamo, esatto. Se qualcuno si sta chiedendo se io possa, diciamo, superare questi limiti, non penso, perché in effetti bisogna essere allenati e preparati. E insomma, non basta andare avanti e indietro, bisogna fare dei rifornimenti, insomma, dei pit stop. E quindi sono fondamentali, Massimiliano, certo, per dare le migliori performance. Tu ne sai qualcosa, hai vinto veramente di tutto. Sì, 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 insomma, ho fatto del nuoto, dello sport, la mia gioia, la mia ragione di vita fino a un certo punto. Adesso per fortuna ci sono i piccoli ed è giusto alimentare quelle che sono, diciamo, gli amori veri, quelli che dureranno tutta la vita. Quanto è importante per te stare poi a contatto con i giovani? Ti vediamo spesso che dai loro degli ottimi suggerimenti. Sì. Allora, la questione dei giovani è fondamentale e spesso, insomma, a me vengo a precisare che forse questo è un evento proprio che sproniamo le persone a venire in vasca, e una volta che vengono non se ne vanno più. Esatto. Perché i giovani sì, hanno bisogno degli esempi positivi. A volte uno magari lega il campione soltanto all'evento agonistico, quello d'elite, invece no, fondamentalmente nasciamo tutti quanti dalla stessa pozza d'acqua, insomma, basta una banda a terra e due corsie per poter, insomma, alimentare quello come interesse. Poi per, diciamo, mettere un focus che può essere un appuntamento olimpico, bisogna, insomma, cambiare marcia, però i ragazzi hanno bisogno degli esempi e sono molto bravi a poi apprendere anche quelli positivi. Vogliamo ricordare, tu a che età hai iniziato a nuotare? Io ho iniziato più o meno a 6 anni, perciò per i miei tempi, insomma, negli anni 80 era l'età giusta. Adesso ovviamente ci sono tantissimi percorsi, perciò c'è questa, diciamo, volontà giustamente di avviare i bambini all'acquaticità. Ci sono tanti progetti che facciamo insieme proprio all'arena, uno si chiama Acquamica, dove noi cerchiamo di andare nelle scuole per promuovere, appunto, incuriosire i bambini tramite delle attività. Il gioco dell'acqua. Il, diciamo, gioco dell'acqua, sì, perché comunque non è che uno nuota da 6 anni. Si avvicina, gioca, e anche poi alla nostra età uno si continua a divertire. E questo è fondamentale, ma in una maratona come questa è bellissimo che il nuoto avvicina a tutte le generazioni. È vero, è vero. Poi in effetti qua non ci sono grotte, no? Nel senso che comunque il bambino leggero può battere l'adulto più muscoloso, e forse questo è il fascino del nuoto. Proprio adesso in questi giorni abbiamo visto che i migliori centisti, perciò quelli che si dà per scontato che devono essere belli, muscolosi, altissimi, insomma, i migliori al mondo per il momento sono uno, è nostro, è Luca Dotto, che credo che pesi forse 70 kg, 70, e l'altro un australiano che è altrettanto leggero, insomma, ha fatto 47.0 credo 10 giorni fa. Vuol dire che nel nuoto non ci sono delle caratteristiche, ovviamente se sei un nanetto farei più il fantino, diciamolo, sì. Però ho visto ragazzi, insomma, fare rana e essere comunque altrettanto competitivi. Bene, senti, invece quanto sono importanti per le migliori performance avere degli abbigliamenti, visto che parliamo di arena, no, adeguato e fatto in un certo modo, diciamo? Certo, beh, io conosco questo territorio da più o meno 20 anni, perché in effetti conosco l'arena da altrettanti anni, e ho conosciuto, insomma, le vostre, insomma, la vostra storia, la vostra cultura, così. E arena ovviamente esiste da cos'è? Più di 30 anni ufficialmente. Più di 40 in realtà. Esatto, in realtà stavo dicendo 36, ma insomma comunque la realtà più di 40. E ovviamente è leader nel settore, noi la conosciamo perché è vicino di casa, perché è italiana, e siamo sempre orgogliosi di tutte le cose, insomma, che vengono alimentate e mantenute così di successo. Però Arena è famosa nel mondo, insomma, non soltanto, non è che sponsorizza le squadre migliori, ma veste i migliori nuotatori, è all'avanguardia. E proprio ultimamente, parlando di bambini, abbiamo fatto nel senso che, beh, giustamente, no, abbiamo fatto. Io ho promosso dei nuovi cartoni che, insomma, legati a sì, questo brand, di questi cartoni famosissimi con i cagnolini, ed è un modo in più, ancora più divertente e più curioso, di avvicinare i bambini all'acqua. I miei di certo li ho convinti. Ecco, quindi già anche i tuoi ragazzi. Ovviamente, ah, ovviamente. Ho appena detto che ho iniziato a 6 anni, ma i miei bambini li ho buttati in acqua a 3. Ecco, bellissimo. Ascolta, una cosa importante, perché a proposito di bambini, già qui aveva iniziato a nuotare Simone Ruffini. Esatto, per fortuna non c'è lui oggi, altrimenti mi toccava fare magari 10 km con lui. Invece, per fortuna, con 1000 metri me la cavo sempre. Anche se a me piace nuotare molto di più. Simone Ruffini, in effetti, non sapevo che fosse, appunto, di queste parti. Lui è pazzesco, è stato, appunto, l'anno scorso campione del mondo da 25 km, qualificato per le Olimpiadi di Rio nella 10, e bello pimpante, ha vinto i campionati nazionali sulla 5 km adesso proprio a Riccione la settimana scorsa.
un ragazzo serio, motivato, molto positivo, e soprattutto si diverte a fare tantissima fatica, perché in effetti non che noi non la facciamo, insomma, certo, nel settore dell'acqua, del nuoto, però quelli di gran fondo ovviamente mentalmente devono superare dei limiti che sembrano quasi non umani. Ecco, hai parlato di serietà, di motivazione, queste sono le caratteristiche che uno sportivo deve avere per continuare poi la propria carriera? Ma certo che se uno vuole raggiungere un traguardo ci deve credere, e spesso ci devi credere proprio quando gli altri non ci credono più. Deve essere testardo, no? Perciò bisogna prendere prendere come punto di riferimento le donne e i bambini, va bene? Okay. Superare il capriccio con la determinazione e insomma essere convinto di quello che uno fa, perché dietro a tanti sacrifici poi c'è una gratificazione. È come, vuol dire, avere una giornata un po' più buia, no? Il sole, dopo ogni nuvola ci sta il sole, lo sport lo nasconde nel quotidiano. Non c'è bisogno di vincere per essere migliori, ma per essere campioni uno di certo ci deve provare. Ecco, e questa è una bellissima lezione anche per i ragazzi. Ma c'è stato un momento della tua vita in cui hai pensato il nuoto è la mia vita? C'è stato questo passaggio? Ma la realtà è che quando sei piccolo pensi sempre che la cosa che scopri è la cosa più bella, no? Rimaniamo folgorati da cose nuove, e la curiosità per fortuna detta legge nel bagaglio di emozioni di un bambino. Io quando avevo 10 anni avevo già fatto un tema a scuola in cui dicevo: io tra 8 anni andrò alle Olimpiadi, l'ho fatto. Poi una volta che ci sono andato ho detto: la prossima volta voglio vincere, perché è l'incoscienza positiva, no, che porta poi a fare delle cose che sembrano impossibili. Voglio dire, probabilmente insomma, in questa piscina avrete dei bambini piccolini che dicono: io vorrei vincere le Olimpiadi, che vuoi diventare come Rosolino? Così è nato anche Rosolino, quindi è inutile dare per scontato che uno debba nascere in Australia o debba essere insomma il figlio di un campione per essere bravo. Solitamente non è così, non è neanche che molti danno per scontato che magari i miei figli possono essere bravi, lo speriamo. Guarda, stiamo rivedendo il ralenti, il tuo tuffo, esatto, di ieri, che bello. Il tuffo diciamo poteva essere più carino: l'entrata in acqua voto 4, lo scivolo voto 7, entusiasmo sì. Poi a un certo punto i bambini hanno cercato di battermi. Questa, ecco, la prima la tenevo sotto, diciamo, sotto controllo facilmente. Poi ne è arrivato uno abbastanza pimpante e insomma per due vasche mi ha un po' fregato. Poi credo che sia fermato anche lui. Ecco, questo insegna a mai sottovalutare l'avversario. Mai. Ma io non l'ho mai fatto, per fortuna. E la cosa bella della mia carriera è che ho sempre avuto ragazzi forti, perciò sia a livello regionale, ma mi ricordo anche nella mia squadra non sono mai stato il migliore facilmente, però la forza di volontà, la determinazione ha fatto sì che insomma piano piano un grandino diventasse, ne seguisse un altro, e piano piano è arrivata poi la scala mobile. Ecco, la tenacia aiuta. Ma poi ieri ti abbiamo visto anche intanto prendere, no, la targhetta ricordo per questa 24 ore, esatto, no? Non credevo come mi venisse consegnata la targhetta, meno male che avevo fatto un chilometro. Ecco se no certo. Cifra tonda. E poi però ti abbiamo visto anche, c'è stata un po' di invidia da parte di tante donne, mi hanno detto poi che ti hanno visto per televisione fare questo massaggio decontratturante. Sì, voglio dire, è stata il giusto premio. Per un attimo, visto che sono stato il primo a uscire, ho detto ma toccherà a tutti quanti. Invece, se domani torno ho di nuovo il massaggio. Invece no, oggi no, però ieri è stato piacevole. Poi invece una battuta sulle prossime Olimpiadi, cosa ci potremmo aspettare dalla nostra nazione, Massimiliano? Ma in chiave olimpica ovviamente bisogna ridimensionare quelle che sono le normali routine, diciamo, di aspettative, perché non è che l'anno scorso siamo andati ai mondiali, abbiamo preso alcune medaglie importanti anche a livello individuale che in staffetta. Le nostre realtà più concrete sono indubbiamente Gregorio Paltrinieri, adesso siamo a Gabriele Detti, che è stato qui lo scorso anno. Esatto, lo so bene, Sì. Ecco, guarda, qui stiamo vedendo infatti le immagini di ieri per il tuo chilometro, attestato di partecipazione. E Gabriele Detti, non dimentichiamo che diciamo, 2 giorni fa, non mi leva il record italiano, ormai è rimasto soltanto il record italiano, però ha fatto veramente un campionato straordinario, ancora oggi è in acqua a giocarsela. Però questi sono i nomi più importanti. Ovviamente abbiamo anche gli europei quest'anno, che sarà un ulteriore trampolino di lancio, una conferma per alcuni che vogliono centrare l'obiettivo di Rio. Federica Pellegrini ieri ha fatto una buona gara, non credo che abbia bisogno di conferme. Mi pare proprio la Pellegrini poi sarà testimonial dell'Italia, stavo leggendo. Probabilmente proprio, sì, sarà lei la portabandiera, esatto. Vuol dire, è una delle candidate, credo che insomma
abbia avuto la meglio, però la cosa principale adesso è, insomma, uno va lì per fare le gare più, certo, forti e più, e sono 10 anni che lei cavalca quest'onda, insomma, del successo della gratificazione dell'acqua, e mi auguro che si possa divertire ancora, divertire anche noi. Poi ci sono delle staffette importanti. L'anno scorso la 4x2 femminile è arrivata su un podio molto importante, ieri le ragazze sono andate abbastanza bene, forte non ancora perché secondo me valgono meno, però quando c'hai Federica ti devi dare una mossa, ti devi spronare. Invece la 4% stile libero, che l'anno scorso è arrivata comunque a podio mondiale, quest'anno avrà vita un po' più difficile, però se mettiamo insieme tutti i nostri, che quest'anno non riusciamo mai a mettere insieme tutti e quattro in forma, noi abbiamo Orsi, Marco Orsi, abbiamo Dotto, abbiamo Magnini, abbiamo Santucci, abbiamo Leonardi, ne abbiamo tantissimi, soltanto bisogna metterli in forma nello stesso tempo, ecco. Però i ragazzi ci sanno fare, insomma, non si tirano indietro. Benissimo, ascolta, una parentesi, quella che ha riguardato anche la tua vita in televisione, ti abbiamo visto ballando con le stelle, poi Pechino Express, lì la tua popolarità ovviamente è aumentata, e a ballando hai trovato anche la tua bellissima moglie. Eh sì, è stato questo regalino, no? Voi mi avete dato il diploma, lì mi hanno consegnato la titova a fine trasmissione. Ben venga, insomma, è stato tutt'altro l'inizio di una, diciamo, di una bella storia che continua a vivere più che mai adesso, quindi quando hai la famiglia hai tutto. Benissimo, Massimiliano, allora io sto vedendo qui che ci sono questi ragazzi, è bellissimo vedere queste immagini, no? Di tanto entusiasmo, certo, in vasca, quindi so che tu andrai insieme con loro per questa staffetta originale. Esatto. E quindi anche, ecco qua, il massaggino, il ragazzi. Massaggio, questo rimane. Mamma storia, mia, che però bello. Tu stavi proprio molto rilassato, eh? Sì, infatti non sapevo se dire, vabbè, faccio finta che me ne voglio andare, insomma, mi rilasso proprio, poi è impossibile, insomma, l'olio, la manualità, ecco. Con i tecnici ovviamente delle Terme di Santa Lucia, AM, che insomma hanno dato il meglio di loro, e poi ti abbiamo visto anche mangiare una bella pizza dopo la vasca. No, è un bel panino, ragazzi, perché era comunque con formaggio, non so se era un salame, diciamo, uno strano, ma insomma è bello energetico. Senti, oggi parleremo anche di alimentazione, sana alimentazione per chi fa sport, insomma tu ne sai qualcosa? È fondamentale, tutto parte da lì. Quando uno dice per tenersi in forma basta fare un po' di sport, no, parte prima da quando ti svegli e cosa mangi. Ed è quindi giusto sottolineare, quando uno fa l'atleta ad alto livello, uno dà per scontato che stia sempre lì a dosare i pasti molto attento. A volte, proprio perché siamo fortunati, ci teniamo in forma, a volte uno trascura questi aspetti. Invece quando lo fai per tenerti in forma, perciò fare attività sportiva da 2, 3, 4 volte a settimana, magari soltanto per un'oretta, se non unisci le due cose è molto più difficile raggiungere il traguardo della forma e della salute. Esatto, è importantissimo quindi anche questo, e cominciare anche da bambini, anche perché l'obesità purtroppo sta interessando sempre più anche la nostra nazione, quindi mangiare bene. Assolutamente, io dico sempre, piccolino sono nato con le carote e le mele, e quando vedo le mie bambine, insomma, che si strafogano di un po' esagerano, dico non esageriamo, ricordatevi cosa faceva papà. Perfetto, allora ti lasciamo, grazie Massimiliano, grazie per essere stato con noi, è stato davvero un piacere. Ecco il panino. Ecco qua, vedi, ci sono tutte le fasi, le abbiamo riprese per bene, poi lo mangiavi giustamente di gusto, perché dopo lo sforzo fisico ci sta. Grazie davvero, poi ieri abbiamo avuto anche l'amministratore delegato, il presidente di Arena Portas, ci raccontava anche di te, anche di questo orgoglio di Arena di avvicinare il proprio Marco a campioni come sei. Certo, tu. Certo, fa estremamente piacere, insomma, ho detto, trasmette il messaggio ai ragazzi, ovviamente è un leader del settore come Arena, che fa tanti sacrifici per poter, insomma, essere sempre tra i migliori. Pick me up and put me together. These are the days we've been waiting for. On days like these, who could ask for more? Give them gone because we're not done yet. These are the days we won't regret. These are the days we won't forget. 45 chilometri, incredibile. Da ieri sera questa ragazza che nuota, si è tuffata subito dopo Rosolino,
E poi è uscita quest'oggi a mezzogiorno ed oltre. Alice, cosa hai mangiato per pranzo? Non ho mangiato un pranzo vero e proprio, ho mangiato alle 2 un bel piatto di pasta all'arrabbiata. Oh, e poi perché non è per niente poi le arrabbiate, lo vedete, sta così serena dopo tutti questi chilometri in acqua, non so come fai. C'è tua mamma, abbiamo visto un'immagine, ovviamente orgogliosissima di te, ovviamente anche tuo papà, tuo fratello e tutta la famiglia e gli amici. Sì, sì, sono stati sempre presenti durante le 17 ore. Chi più chi meno, mia madre è stata tutte le 17 ore con me, non ha dormito, non infatti ha detto che era stanca addirittura più di quando ha fatto lei le 40 km, sì. Si è stancata di più, sì, oggi che allora, pensa che cosa, 17 ore in acqua, insomma. Prima abbiamo parlato qua di alimentazione, sport e salute, si parlava di quanto è importante idratarsi. Cosa hai fatto per mantenerti in acqua così a lungo? Cosa hai bevuto, quanto e più o meno cosa hai mangiato? Beh, allora, diciamo che l'idratazione era la cosa fondamentale, quindi insieme a degli integratori in gel, integratori di carboidrati soprattutto, mi sono integrata con acqua e sali minerali apposta per gli sport di lunghe distanze, di fatica, tipo, certo, il ciclismo, il nuoto. E carboidrati poi, perché appunto sono energia immediata, sì, che entra subito in circolo. Sì, è la cosa fondamentale per un nuotatore, il carboidrato. E poi comunque ogni 10 km una barretta energetica, giusto per tenere lo stomaco impegnato, perché, certo, i crampi allo stomaco sono la cosa peggiore dentro l'acqua. Accidenti, non oso immaginare, quindi crampi allo stomaco. Invece poi il tuo fisico come ha reagito? Beh, come ho detto e ripetuto, tra i 20 e i 30 km è stato il momento peggiore per il fisico, non tanto per la mente, perché comunque un nuotatore, io sono ex nuotatrice agonistica. Siamo abituati alla fatica alla fatica prolungata, però a livello fisico le spalle ne risentono parecchio e soprattutto il muscolo non risponde più. Dopo un certo chilometraggio si addormenta del tutto, non si sente più dolore. Dopo i 30 km sono andata tranquilla perché non sentivo più nulla. Accidenti, quindi una cosa proprio incredibile. E quindi ecco, questo, come ti sei alimentata, ma come ti sei preparata a riuscire a battere questo record? Ma in realtà... Tanto ci credevi? No. Diciamolo. Ma in realtà è venuto un po' da sé, nel senso che quando ho saputo della manifestazione che sarebbe stata organizzata, mi sono detta, vabbè, proviamo. Io dopo l'operazione al femore potevo fare di sport solo il nuoto, d'altronde era sempre stato il mio sport. E poi, essendo venuta a sapere la manifestazione, ho detto vabbè, ci proviamo e vediamo quello che viene. Poi c'è stata una scommessa con mia madre, abbiamo detto ma vediamo un po' quello che riesci a fare. Mamma è risaputo che è una grande nuotatrice di resistenza e lei mi ha insomma, voi avete qualcosa nel DNA, sì, se no non ce la raccontate giusta, no, questa. Esatto. Siete donne di tempra, insomma. E ci chiamano il sesso debole, insomma. No, quello non è così, lo sappiamo bene. Allora, invece, quindi no, volevo capire quanto tempo hai impiegato per prepararti. Io diciamo che gli allenamenti, al di là della preparazione per la 24 ore, li faccio ogni giorno cercando di saltare il meno possibile durante la settimana, di solito uno o due giorni di riposo. Hai 20 anni? Sì, meno. Un po' di meno, anzi. Diciamola tutta, perché ci dobbiamo crescere e poi ci dobbiamo diminuire, quindi non te li crescere, Alice. Ascolta, ma quindi diciamo, lo sport per te è ora una grande passione, sarà una professione, cos'è? Ma per adesso è una grande passione, poi stando in Accademia Navale lo sport è parte integrante dell'addestramento, diciamo che la mattina abbiamo le lezioni e poi tutto il pomeriggio è dedicato allo sport. Io purtroppo, per fortuna, sono capitata nella squadra di nuoto, perché ovviamente, avendo fatto nuoto per una vita... E dove sei? In Accademia Navale dove? L'Accademia Navale è stanzia a Livorno, e è una scuola di formazione per gli ufficiali, futuri ufficiali di Marina. Quindi per te, insomma, l'acqua è il tuo mondo, lo possiamo dire. Mondo. Ci sono nata e penso sarà la mia vita anche per i miei figli, li crescerò nell'acqua come ha fatto mia madre con me. Bellissimo. Ascolta, invece, cos'è stato per te anche nuotare con vicino un campione come Massimiliano Rosolino? Come detto, quando sono uscita io ero mistista e
nuotare con lui, un campione olimpico dei 200 misti, è stata un'emozione unica. È anche vero che io piccolina, lui molto alto, bracciata, enorme e immenso, però è stato molto gentile perché non era prevista una cosa del genere, è venuto lì, mi ha visto in difficoltà, mi ha detto sai facciamo qualche metro insieme. È veramente stato gentilissimo e carino, e poi come ha notato anche Luca abbiamo visto se possiamo, vabbè poi queste sono cose che ti rivedrai con calma a casa, e vedevamo che lui ha preso il tuo stesso ritmo natatorio, quindi è stato davvero molto molto bello vedervi insieme in acqua. Tra breve ci saranno le premiazioni, poco fa abbiamo ospitato dei ragazzini, insomma è una bella manifestazione, un fermento particolare si è respirato in piscina. Sì, diciamo che è un coinvolgimento per la città, è stupendo. E non solo, perché tanti sono arrivati da fuori. Anche da fuori, esatto. Ma diciamo che sta riprendendo un po' il ritmo che aveva negli anni 80 e 90. Gli anni d'oro di questa manifestazione sportiva. Alice, ti ritroveremo ovviamente tra poco per le premiazioni finali, e poi insomma questa sera che fai? Festeggi o vai a dormire diretta? Ma con i miei abbiamo detto di andare a mangiare fuori, però una cosa internos. Ecco, sì, un po' di carboidrati ce li vogliono, adesso pizza. Stasera anche dolci, ci può stare, dolci no, no non lo so. Nella dieta dello sportivo i dolci ni. Ma neanche dopo 45 chilometri sti dolci si possono mangiare? Uno strappo. Uno strappetto si può fare. Ancora complimenti, sei l'orgoglio veramente di noi donne, e poi insomma grandi festeggiamenti per te, perché 45 chilometri ragazzi, quindi record nazionale, ma forse qualcosina in più, si sa in giro cosa c'è a livello europeo? Beh, ci si può informare e poi in prossimi giorni lo diremo volentieri. Io ti stringo la mano. Grazie mille. Complimenti ancora. Grazie. Alice Vitali, figlia, lo diciamo, di Monica Paolini, ha strappato il record a sua mamma con 45 chilometri, e lei la nuotatrice rivelazione della 24 ore di nuoto Arena. Grazie. Alice, complimenti. Put these on like this. You got a man? What? Vitamins? Yeah. Play along. What? Play along. I can't hear. What the hell? What? Play along. Let's go. Party Rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. Yeah. And we gonna make you lose your mind. Woo. Everybody just have a good time. Clap. Party Rock is in the house tonight. I can feel it, and we gon' make you lose your mind. Yeah, we just wanna see you shake that. Girl, she on the jock, huh? Now stop when we in the spot. Booty moving weight like she on the block. With a drink, I got to know. Tight jeans, tattoo, cause I'm rockin' wrong. Half black, half white, domino. Gang of money, open door. Yo, I'm running through these halls like Drano. I got that devilish flow. Rock and roll, no halo. We party rock. Yeah, that's the clue that I'm reppin'. On a rise to the top, no letting our Zeppelin. Hey! Party rock is in the house. A good time, yeah. And we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Let's go. Party Rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. Feel it, man. And we gon' make you lose your mind. We just wanna see you shake that. Absolutely sane.
della 24 ore di Nuoto Arena. Grazie a tutti quanti, grazie soprattutto al pubblico che non ci ha mai abbandonato. È vero, è vero. Nothing we can't shake. Oh, we're absolute beginners. With nothing much at stake.